YouTube è altissimo. È ancora presto il vicino e non mi rompe il cazzo. Only you resist. Your favorite slave. Niente male, niente male. Stasera vado di Depeche. Allora, amici miei, vi farò questo video. Poi mi direte voi se vi piace o no. Mi lo direte voi. Allora, prima di farvi il video, volevo dirvi una cosa che ho già detto. Ma non vi siete accorti che YouTube, Facebook, Instagram. Allora, io sono più che altro su YouTube, poi ho Facebook, ho anche Instagram. Ma vi siete resi conto che sono diventati una latrina, uno schifo sono diventati? Cioè, io ho delle, amici miei, io ho delle iscrizioni abbastanza selezionate, ma cavolicchio, mi arriva solo merda mi arriva. Alain Delon e non lo so, Bruce Lee, mi piace Bruce Lee, mi raccontano 300.000 volte le cose di Bruce Lee, che tanto ormai so tutta la vita, praticamente Bruce Lee potrei, poi chi altri? Stallone, Schwarzenegger, quelli della MotoGP, mi raccontano cose di cui non me ne fotto un cazzo, ma cosa me ne frega mai di cosa dice Paul McCartney di Mick Jagger o viceversa, cosa me ne frega mai? È tutto così, persone che dicono cosa, e quindi, è tutto così, amici miei. Siamo spacciati, e poi i contenuti filosofici che mi viene fuori, non lo so, valore stoico o queste stronzate, no? Vita stoica, che è tutto elaborato al computer, no? È tutto generato da un software, e la gente: oh, bravo, sì, ho capito, ma ti sei reso conto che è tutto generato da un computer, quello che stai ascoltando e vedendo? Madonna santissima. Allora, io non dico che metto delle cose trascendenti, ma almeno sono vere, no? Sono, uno può pensare, ma Paolo Capecchi è un pirla, va bene, però è un pirla dal vivo, no? Sono i miei pensieri. Uno può discordare, essere dissonante, va bene, ma cazzo, tutte le altre cose, mica, a me viene da vomitare, amici miei, mi viene da vomitare, ma come cazzo si fa? Dai, la seconda parte del video forse sarà, siamo già quasi a 5 minuti, 4 minuti e mezzo rotti. Allora, sono tanti i vostri commenti, amici miei, sono tanti. Adesso ho guardato i primi che mi sono venuti sotto delle notifiche. Allora, Sonia Bonfandini, spero di aver scritto bene. Sul commento, forse quello dei social e la solitudine, credo, vado a memoria. I social sono diventati troppo importanti, apparenza contro essenza, cioè quindi conta questa signora conta più l'apparenza dell'essenza, è vero,
È vero, siamo un numero, è vero. E poi mi dice tra le varie cose, adesso magari poi se vedrà questo video magari mi corregge. La solitudine è la prima causa di morte. Ma anche no, ma anche no, anche no. Dipende, dipende. Dipende come la vivi. È certo che se sei abituato a abituato, abituata a sentire solo le cose che vuoi sentire, e cioè non siamo più in grado di stare, qualcun altro l'ha scritto, adesso non mi ricordo chi, abbiate pazienza. Cioè uno va al super e in un attimo è lì, e c'è 3 secondi, tira fuori il cazzo di smartphone e si guarda le stronzate che ci sono sullo smartphone, no? Non è capace di stare un secondo in fila. Ma io dico, allora, ma sapete quante cose che si imparano stando in fila all'esse lunga? Allora, intanto guardate che cazzo prende quello davanti a voi, no? Io guardo queste cose, amici miei. Io guardo nel carrello, no? Quello che c'è sul nastro. E dico, che cazzo mangia sto qua? Allora guardo, no, patatine, roba zuccherata, roba. Allora io non sono salutista, però ci faccio un po' di attenzione a queste cose, no? E allora quando guardo le persone, gli individui, diciamo così, però sono persone, ci faccio caso, io ci faccio caso, io all'esse lungo guardo quello che prendono gli altri. Io non guardo lo smartphone, amici miei, non guardo lo smartphone. Io guardo che cazzo c'è nel carrello di questi e vedo che c'è solo merda, patatine, tortine, roba dolce, carne del cazzo, presa al bancolino, mandate in macelleria, spendete qualcosa di più, ma sicuramente è più sano. È più sano. Cazzo, mangiate la merda. Qualcuno aveva detto, ciascuno è ciò che mangia. Ciascuno è ciò che mangia. E se mangiate la merda, insomma, fate le vostre deduzioni, no? Attenzione, attenzione, attenzione a quello che fate, a quello che mangiate. Porco zio, io non voglio insegnare niente a nessuno, lo ripeterò all'infinito. Però io all'esse lunga guardo i coglioni, no, dipinti, che sono dei sessantenni che hanno i capelli tutti neri. Questo guardo io guardo la gente intorno a me. Non guardo lo smartphone. Lo guardo per vedere che ora è. Però tanto è sul display lì in alto, no? Insomma, la solitudine è la prima causa di morte. Sì, se non sei consapevole. Ma per morire potremmo trovare tante ragioni, no? E poi comunque, prima o poi, ci sarà una ragione decisa da il tempo, diciamo così, no? Perché affrettare le cose? Siamo qua per imparare. Dai, farò un video unico, diventerà un video un po' lungo. Allora, avevo già dato una risposta a Giacinto Iannacce sulla spada, però non ho capito tanto. Allora, Giacinto Iannacce, ho cancellato il video. Adesso ti farò, se avrai la pazienza di vederlo tutto, perché questo è lungo e questo sarà un altro motivo per diselezione di chi viene a vedere i miei video. La spada. Parlava della spada, però non so cosa intendesse per la spada. Io ho un'idea, no? Ho un'idea. Per me la spada ha un significato. I soldi per la spada e il tempo per la spada. Giacinto, non ho capito quel tuo commento. Quindi, il primo video che ho fatto l'ho cancellato. E questo se lo vedi, se
Spiegami, dammi qualche commento. Sarebbe interessante. Perché non ho capito cosa intendevi. Se avessi dei soldi li dedicherei per la spada. Ma cosa significa questo? Al giorno d'oggi non andiamo in giro con la spada. Cerco di dare contributo a tutti gli amici miei. Non so se farò un altro video. Per ora è questo. Presto ancora, 10:30, dai. Una buona serata e una buona notte a tutti voi, amici. Ciao.